che dire, abbiamo la nuova fotocamera, quindi se vedete una qualità diversa, questo è il motivo. E allora ragazzi, sono stati giorni molto difficili per me e tutto quello che adesso dirò non voglio che sia preso come un credo di essere quella che sta peggio o credo di stare male solo io. So benissimo che tutti stiamo soffrendo, chi più, chi meno, e tutti abbiamo una sensibilità diversa. Io sto soltanto esponendo i miei disagi, le mie problematiche, quello che sto vivendo io. Allora, partiamo un po' dalla casa, dalla situazione casa. Se mi seguite da un po', saprete che io ho la disdetta dal 5 di maggio e allora, per legge potrei andare a Milano, fare il trasloco, solo che io non ho casa disponibile dal 5 di maggio, ma ce l'ho dal 1 di giugno, quindi dovrei fare un trasloco in un box che avrei. Andrei su in macchina con Jimmy, faremo il trasloco e poi io o devo ritornare alla mia residenza, ma dovrei andare in treno, oppure dovrei trovare qualche modo, ma non penso nemmeno sia possibile, andare dalla Valle, che mi ospiterebbe, però non essendo una mia parente, non essendo una mia amica, non penso che ci possa andare. Questa era l'opzione A, mentre l'opzione B era quella di chiedere al mio proprietario di casa di farmi restare un altro mese, cosa che ovviamente ridurrebbe sia lo stress che i vari spostamenti e quindi a livello di sicurezza è più indicato. Alla fine abbiamo deciso, nonostante io sinceramente non volessi, cioè io volevo andare su, farmi il trasloco, eccetera. Comunque, abbiamo deciso di rimanere qui. Ovviamente devo pagare l'affitto su, quindi sono stati giorni di ponderazioni, pensieri. Ho anche molto riflettuto. Ho riflettuto e ho capito che forse il mio desiderio così importante di voler andare, fare il trasloco, eccetera, era più un desiderio di fare qualcosa, di avere stimoli diversi, di avere cose da fare. Perché in questi 2 mesi qui io veramente non ho avuto altri stimoli oltre queste 4 mura, che ho un giardino, sono fortunatissima, però è difficile essere sempre costantemente io a darmi e cercarmi stimoli per fare cose, per tenermi impegnata. È come se dentro di me c'era qualcosa che voleva e che mi spingeva a cercare stimoli esterni, che poteva essermi dato dal trasloco, dal fatto di spostarmi, eccetera. Quindi, detto questo e capito forse questo, il motivo per cui oggi avete visto la mia preparazione, ragazzi, non mi truccavo da 2 mesi e si vede, cioè le sopracciglia non ci capivo più nulla. Dicevo, ma come si truccano? Non mettevo un paio di jeans, un paio di scarpe, un reggiseno da 2 mesi. Quindi oggi ho deciso di andare io a fare la spesa. Adventure, perché ovviamente, cioè, ragazzi, sta andando a fare la spesa. Questi sono gli intrattenimenti della quarantena. Going on adventure. E sì, quindi per oggi, per la prima volta, forse, no, scherzo, però da tanto tempo sì, mi vedete dietro un volante. Spero in realtà di riuscire ad uscire da questo parcheggino perché c'è un muretto dietro e mi dà l'angoscia. Detto questo, andiamo. PS, cosa ne pensate della qualità di questa fotocamera? Io è la prima volta che sto filmando un video e devo ancora editare e vedere come viene in risoluzione su YouTube, nel video finale, eccetera. Quindi fatemelo sapere, ma a me sembra fantastica. Mi sembra molto più tipo in 3D e forse l'immagine è anche più realistica di quella che avevo, che era una Canon G7X Mark II, mentre questa è una Sony Alpha 6400L. Raga, allora, ora che sono in quarantena la sto studiando, più o meno, ho capito cosa significano i simbolini sulla rotellina, ma non sono una professionista delle fotocamere, questa mi è stata consigliata, so che è versatile sia in termini di video che foto. Ha l'obiettivo intercambiabile, il che la rende molto più professional, e una cosa mi sono accorta, anzi,
Questa è una cosa su cui proprio devo lavorare. È che quando filmo con la fotocamera sono molto più posata. Invece, quando utilizzo il telefono, non so, sono molto più freestyle, sono molto più me stessa. Quindi adesso voglio proprio fare un fioretto dell'essere me stessa anche quando mi metto davanti a una fotocamera. Perché secondo me la fotocamera mi mette in soggezione. Però, non lo so. Vabbè, insomma, ok. Ho tergiversato troppo, abbandono dopo 2 mesi queste mura, spero di farlo senza graffiare la macchina. Ragazzi, andiamo all'Esselunga! Ok, ragazzi, io ho la patente da anni, ma no, siccome non guido mai, ho un attimo di dubbio. Quali sono i pedali dell'auto? Giuro che so guidare, ma è giusto, sempre all'inizio sono sempre così. Allora. Frizione, freno, acceleratore. Ok, raga, tutto ok. Let's go. Dopo questo momento di suspense, dove sono sicura che molti di voi avevano qualche dubbio sulla mia riuscita ad arrivare all'Esselunga di Pistoia, posso dirvi che ce l'ho fatta sana e salva. E ragazzi, è stato stranissimo. Cioè, in macchina ho cantato a squarciagola, mi sentivo libera. Cioè, allora, io ho vissuto veramente 2 mesi in stand-by, cioè mi sembra che il tempo non sia mai passato perché ho fatto esattamente le stesse cose, ho indossato esattamente gli stessi vestiti per 2 mesi, perché io ero venuta qua per un weekend e mi sono bloccata qua, quindi, cioè, è stranissimo, io vi giuro, cioè, io non ho mai indossato una mascherina, io non cioè, io ho vissuto veramente lontano e fuori dal mondo. La situazione qui giù l'ho vissuta soltanto attraverso i telegiornali. Quindi io. Boh, adesso. È la prima volta che la indosso. Come si mette? Niente, raga, andiamo a fare la spesa. È assurdo come una cosa come andare a fare la spesa sia così esaltante, liberatorio, stimolante. Oddio! Let's go! Ecco, io ad esempio, senza scherzi, non vedo esseri umani da 2 mesi, ma soprattutto ho già trovato il problema con questa mascherina, cioè non mi riconosce il Face ID, non riesco ad aprire il telefono, raga, disagio. Aiuto! Sento una bambina al parco giochi, con l'Esselunga, sfigata, Dio santo. E dai. Compiuta, ed essendo venuta l'ora di pranzo, mi sono saltata tutta questa. È stata un'esperienza. Devo dire che il mio livello di eccitamento, contentezza, felicità è svanito subito appena sono entrata perché, cioè, io vi giuro, ho visto il tizio che misurava la febbre con la pistolina, mi sono venute le lacrime. Vabbè, ma vogliamo parlare della difficoltà di aprire i sacchetti con i guanti della frutta, della verdura e poi tenerli addosso tutto il tempo? Ci dobbiamo procurare assolutamente dei guanti di lattice. Comunque adesso scappo, torno indietro perché ho i frutti di bosco che mi si scongelano. Cintura. E poi adesso vi tolgo da lì perché già ne ho rotta una posizionandola in una posizione un po' precaria. Adesso non sia mai che rompo anche questa. E siccome qui siamo sui social e bisogna dare buon esempio. Raga, non so nemmeno suonare il clax. Ah, si preme. Ora controlla la macchina. È tutto a posto? Sentilo! Lo sapevo che l'avresti controllata. Ah, qui
C'è un picchio, non c'è l'altro giorno. Non è vero. Forse. Ma? Va. Non lo so mica, eh. Allora iniziamo con i surgelati, così li metto via subito. Frutti di bosco per quando faccio il porridge, così il contrasto freddo-caldo buonissimo. Minestrone, perché ho voglia di minestrone, soprattutto questa sera. Gli edamame già sbucciati. Poi del sugo pronto per risotto e spaghetti, è un condimento per pasta o riso. Poi qui c'è carne, ci sono i fusi di tacchino, sapete che io adoro perché costano pochissimo e hanno una resa fantastica. Carne bianca, da fare bolliti semplicissimi. Poi del macinato, questo ne ho preso un bel po', infatti ne vengono fuori almeno 3 porzioni. Poi salmone, potevo non prenderlo. E poi ho preso questa, guarda, ho preso questa come carne, queste braccioline. Ho voluto provarle, mi sembravano abbastanza pulite. E ho preso il prosciutto. Noi non abbiamo la affettatrice, ma Jimmy taglia il coltello. Sei contento? Sì, sì, ma adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Poi come formaggi, allora, ho preso questo yogurt greco dell'Esselunga. Ho guardato i valori nutrizionali e sono identici al Faye, quindi io ho voluto prendere questo, perché costa di meno. Ricottine dell'Esselunga e poi il Soyasan. Solitamente io prendo il vasetto da 250 grammi, ma era finito, c'era l'ultimo questo, ho preso questo. Quindi adesso un attimo metto via tutto. Ecco, queste sono le famosissime focaccine dell'Esselunga. A quanto pare sono tipo la cosa più buona che esista. Quindi l'ho preso per farmi un po' perdonare. Grande. Quanto ho fatto perdonare? Polenta, allora qui abbiamo un po' di dispensa. Polenta, pane per Jimmy, poi gallette per me. Vedete nulla, ok. Poi tisana, sollievo stomaco for the win, ok. E tè ai frutti di boschi, vada, i frutti di boschi. Poi dei risotti che si fanno semplicemente e velocissimamente in padella, 2 ai funghi, 1 alla milanese. Bravo. E poi ancora di dispensa della farina di riso, perché voglio provare a fare la pizza. Lo so, prima o poi ci proverò. Ho comprato gli ingredienti, adesso devo soltanto mettermi a farla. E poi del tonno in scatola e delle spugne, interessantissime spugne. Qui altra dispensa, ma essenzialmente ho finito. Biscotti, dei ragù pronti, questo con speck, quello classico, del latte e della cioccolata. Cioccolata, guarda, ti ho preso questa. Ah, top, bella, grande. La menta. Fatto. Questa e anche quella al 100%. E poi qua frutta e verdura, as usual. Fragole, mele, cipolle, tante cipolle, carote. Ragazzi, ho preso la zucca. Dovevo. 4 euro di zucca castagnosa, si spera, ma dovevo. Guardate, ha un peso specifico molto elevato, perché è piccola ma è pesantissima. Pesa. 1,7 kg, che per una zucca di questa misura, cioè comunque piccolina, promette bene. Se volete altri consigli per come scegliere la zucca castagnosa, ci ho fatto un video al riguardo, sì, esattamente tutto un video al riguardo sulla zucca. 10 consigli per sceglierla potenzialmente castagnosa, significa che ha il sapore di castagna. Basta, ok. Potrei continuare a parlare della zucca castagnosa, ma la testeremo e lo scopriremo solo vivendo. E altra verdura. Scusa, tu cosa stai macciucandola? Eh? Oh, colpevole. Tornata a casa e indossato i vestiti che mi sono ormai abituata a vedermi. Oh! Oh. Che corri con un cavolfiore? Perché corri con un cavolfiore? Ho fatto il giro casa. Ma uno... Ma che, perché stai girando intorno a casa con il cavolfiore? Vabbè, ora lo sto portando in casa. Non so, mi sarò... magari sembrato un po' una pazza in questa prima parte di video, ma a volte davvero per ritrovarsi bisogna un po' perdersi e vado a momenti in cui sono un po' giù e non lo nego, / non me ne vergogno, e momenti in cui mi fermo un attimo e rifletto su
la grande fortuna che ho e quindi poi metto tutto in prospettiva e faccio un po' pace con me stessa. È che quei momenti in cui rifletto e metto tutto in prospettiva non arrivano proprio subito e quindi mi faccio un po' prendere dalle cose, dagli eventi, mi faccio un po' buttare giù. Ma comunque, adesso mi sono un po' ripresa, adesso sto bene e arriviamo a fine maggio con l'obiettivo di arrivare poi a Milano, fare trasloco e andare nella nuova casa che non vedo l'ora di farvi vedere. Niente, quindi questo mi sa che è un vlog così proprio random di me che sono andata a fare questa big venture di andare a fare la spesa. E se vi sentite un po' giù, il mio consiglio è quello di fermarvi un attimo, fare un passo indietro e guardare un po' tutto in prospettiva. E a volte questo aiuta a ritrovare un po' la serenità. Che comunque legittimo è di avere dei momenti un po' particolari in questo periodo perché è veramente un periodo assurdo e oggi veramente ne ho avuto la riprova. Io che ho vissuto lontano dal mondo per 2 mesi. Ciao ragazze, fatemi sapere se la qualità di questo video vi piace perché io l'ho già guardato un attimo in fase di editing e tra un po' mi entrerete nel naso. Sono stracontenta di questo acquisto. Quasi ho avuto una fortuna che mi si sia rotta la fotocamera. No, 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 scherzavo. Beh, dai, forse sì. Ciao ragazze, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Ah, sono ancora qua, ciao!